Ed eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo su Grim Fandango. Allora, siamo tornati in ufficio. Però, qui abbiamo la nostra bella segretaria. Che possiamo fare di queste. Bene, però, vado a battere un po' la strada. Non dobbiamo fare questo. Dobbiamo fare questo, guardate, perché mi riprendo. Dov'è? Eccolo. Intanto sto caricando il video, il primo, perché ho dovuto ricominciare a lavorare, quindi non ho avuto modo di caricarlo nei giorni prima. Ecco qua. E i vostri bei vestiti e la vostra posa sotto il naso. Ficcare le bottiglie di birra vuote nel tubo del pneumatico dei messaggi. Che razza di divertimento. Vos, lassù, non capite che lo smistatore del tubo pneumatico è un macchinario delicato? Credete di essere mejor de me? No. Bueno. Delicato, eh? Ora. Il macchinario per lo smistamento è questo qua, ragazzi, guardate, eh. È questo. È qua che vengono recapitati tutti i messaggi e vengono distribuiti ai vari. Entra qua. Siamo nella stanza, quella dove abbiamo visto il video di dove veniva, diciamo, imbarato il nano. Quello scheletro nano. E noi guardate cosa andiamo a fare. Per avere la nostra rivincita, diciamo, su il nostro collega rivale, dobbiamo fare altro che andare qua. Dal momento che quest'anno non riesco a partecipare, lo prendiamo. Poi parliamo con questo tipo. Che si dice, buffone? Fuori da... Mi sto allenando. Sto allenando a fare cosa? Allenando per cosa? A torcerti il collo, tu che ne dici? Posso attraversare la tua tenda? Vorrei vedere la parata. Attraversa la tenda di qualcun altro. Ti sembra una porta girevole? Mi insegni a farlo? Beh, siccome sei un principiante, perché non ti alleni col primo esercizio? Che sarebbe? Soffia! Arrotolamene uno, amico. Certo, certo! Arrotolati questo, ok? Scommetto che non sai fare un gatto. Non scommettere, amico. Posso fare tutto. Posso fare uccelli, anfibi, psichiatri famosi. Forza, dimmene uno. Un verme morto. Oh, questo è facile. Non c'è limite su quelli. Bene, abbiamo preso il palloncino, avete visto? Poi, viene e chiediamo un altro. Il bambino vuole un altro animale. Oh no, che vuoi ancora? Hai degli altri vermi? Ne chiediamo un altro. Certo! E dal momento che dobbiamo fare un bel dispetto, facciamo una bella cosa, torniamo su e facciamo questo, guardate, eh. Facciamo una bella cosa questo. Poi allora qui, poi andiamo sulla giacca, questo no, seleziona. Il mio tubo pneumatico è vuoto. Allora c'era una cosa che dovevo fare con le carte ma non mi ricordo come si fa. Ecco qua, ecco il pane, seleziona.
ce lo infiliamo per benino. Voilà. Ehi, attenzione laggiù. Poi scendiamo. Lì c'è intanto la nostra segretaria. E facciamo questo, guardate, eh. Si va qua e prendiamo. Ce l'avevo davanti prima. Eccolo qua. Ne riempiamo uno con uno. Poi riprendiamo l'altro. No, 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 no. Sì. E lo riempiamo con quest'altro. Ok. Visto che l'unione dei due provocherà la reazione chimica che abbiamo visto prima mentre il nostro Manny Calavera imbarellava o comunque metteva nella bara quello lì. Guardate cosa si fa, eh. Ah, che bello. Prendiamo uno e ce lo mettiamo dentro. Olè. Mentre poi facciamo così. No, no, no. Sì. E gli infiliamo anche l'altro. Visto? Non mi suona bene. Ora ci sarà un bel guasto. E noi andremo giù. Il server è di nuovo bloccato. Altre novità? Noi facciamo così. Entriamo nella sala server, che è questa qui. Visto c'è il tipo ad aggiustarlo, noi facciamo una bella cosa. Ecco, appena fatto. Chiuso una porta aperta, strana, eppure simbolicamente interessante. Guardate. Salve, non ricevo più messaggi. Il server è per caso bloccato? Questa è la loro idea di scherzo. Mi lo trovano divertente. Mi piacerebbe riempire le loro le tubature di materiale da imballaggio per vedere se gli piace. Quindi stai dicendo che il server è bloccato, giusto? Il server non è bloccato. Non è mai bloccato. È soltanto temporaneamente indisponibile. È in corso di manutenzione. Ecco tutto. Chi è che fa cose così terribili? Sono quegli idioti dell'ufficio spedizione. Credono che questo gioiellino ruberà loro il lavoro. E per quanto tempo rimarrà bloccato? Vabbè, con queste cose non si può mai dire. Forse per ora. Oppure finché non c'è più nessuno in giro e tu te la batti, eh? Qualunque delle due accada prima. Sai, credo che ormai sia pulito a sufficienza. Oh, è abbastanza pulito da funzionare. Sto solo dando un'ottima. È tutta scelta, ragazzi, quindi non è che dovete per forza fare quello che vi faccio vedere io, eh. Posso entrare solo un secondo? Stai scherzando. Questa è un'area di massima sicurezza. Nessuno può star qui, tranne me. Per curiosità, come sei entrato? Come diavolo credi che si entra dalla porta come te? C'ha ragione, eh. Bene, devo scappare. Intanto guardate cosa si combina. Ti dà una grattata. Oh, non da nuovo. Prendiamo l'estintore in automatico. Stai tenendo.
cercando di esplorare l'orbita all'intero edificio. Questo è un estintore a base di magnesio. Spruzzalo sopra quella come piuma e ci troveremo a cavalcare un fuoco d'artificio gigante. Cosa? Perché avrebbero dovuto mettere qualcosa di così pericoloso qui dentro? Suppongo che non immaginassero che questa stanza sarebbe ripiena di rombaccia pericolosa. Ottimo. Cos'hai tu di speciale? Io sono uno spirito elementale, evocato dalla terra dei morti. Sì, sì, lasciami indovinare. Ti sono stati dati uno scopo, un'abilità, un desiderio. Riparare smistatori di tubi pneumatici. No! Era stato creato per guidare gli ascensori. Ma poi hanno montato quelle maledette fotocellule e sono rimasto disoccupato. Beh, bello. Il mio chiacchierone, ho un sacco di tubi da pulire qui. Ehi, anch'io, ti lascio lavorare. Bene, adesso noi usciamo. Ok. Come star così? Oppala. Lui non si accorge che la porta rimarrà aperta. Noi ce ne andiamo dentro. Ok. Noi rientriamo. E come per magia, apriamo. Bene ragazzi, siamo qui. Ho fatto un po' un giro, non mi ricordavo e tutto quanto. E vi dico che allora dobbiamo prendere la nostra bella carta. Dov'è? È una perforatrice di schede. Manny, cosa stai facendo? Segno le carte, dolcezza. Avete visto? Ora andiamo qui. E come per magia, guardate. Ora, infatti, mi sembrava strano un passaggio. Allora, qui c'è il tubo. E riprendiamo la nostra bella carta perforata. E guardate. Oppala. Mercedes Cole, cliente numero 9308, bla bla bla. Morto di varicella, ora nel decesso, eccetera, eccetera. Ah, ah, attributi positivi, volontariato come lettrice di fiabe ai bambini malati. Buono, maledettamente buono. Oh, oh. Noi due, Mercedes Cole. È il cielo che manca. E andiamo a fare il nostro lavoro. Glottis, sei pazzo? Cosa hai nella testa? Questa è un'auto della compagnia. Sì. Oh mamma. E adesso fa ancora più compagnia. Salta su. Cioè l'ha modificata. Cioè l'abbiamo ribaltato. Guardate Glottis. Buenos dias. Siete l'infermiera? No. Non siete qui per la medicazione? No, ma posso alleviare il vostro dolore. Non mi hanno salvata, vero? No, ma voi potete salvare me. Oh oh. È una grossa responsabilità, Mr. Calavera. Cosa vi fa pensare che sia stata così buona? Miss Coma. Meci, per favore. Meci. Ve lo leggo in faccia. E anche nel vostro file, dove è scritto che siete titolare di un biglietto di prima classe per... nessun posto. Cosa? Ho fatto qualcosa di male. Non secondo il vostro curriculum. Era immacolato. Almeno la parte che ho letto era... Non sono sicuro di gradire il sottinteso, Mr. Calavera. Oh. Non c'è niente nel vostro passato che non mi avete detto? Parecchio, considerato che non vi ho detto nulla. Avete ucciso parecchio quando eravate in vita? Molto poco. Rubavate nei negozi? Beh, mi hanno accusato di ciò una volta. Davvero? Ma non era colpa mia. Quel pupazzo mi seguì fuori dal negozio. Oh.
Maltrattamenti agli animali? Ho fatto la volontaria in un rifugio per cani. Basta così, per favore. Mai tradito vostro marito? Mister Calavera, non ci sono anelli al mio dito. È grazie che non ci sia un anello. Appunto. Allora temo che dobbiate credermi sulla parola. Cartacci? Oh, Manny, è questo il meglio che sapete fare? Aiutatemi, Magi. Datemi un po' di marcio. Beh, potrei fare qualcosa di cattivo adesso, se potesse servire. Non conta, mi dispiace. Ci rinuncio. Non dite così, Manny. Siete sicura di essere Mercedes Colomar? Sì. Volete vedere il mio atto di nascita? Certo. Dov'è? Ovunque abbiate messo la mia pelle. Nient'altro di cui volete liberarvi la coscienza? Che altro potrei dire? Mai evaso le tasse? Non ho mai pagato le tasse in vita mia. Non ho mai guadagnato abbastanza per pagare le tasse. Sapete, ho lavorato quasi sempre come volontaria. Mai ucciso nessuno? Devo confessarlo. Non ho mai ucciso nessuno. Nemmeno un piccolo cadaverino? Forse non mi sono impegnata abbastanza. Ci rinuncio. Non dite così, Manny. Scusatemi, ma adesso devo risolvere questo mistero. Mi dispiace di causarvi tanti problemi, Mister Calavera. Nessun problema, ma per favore, chiamatemi Manny. Ecco qua. Allora, andiamo ad indagare. Trovare questa bellissima risposta. Vediamo un po'. Proviamo a chiedere alla segretaria. Che dite?